Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Subito. Allora, Roberta. Zingaretti, intanto buonasera e grazie per essere al volo con noi in diretta in onda. Senta, la prima cosa che le vorremmo chiedere Ciao. È questa: se c'è un luogo, un posto nel quale il campo largo ancora resiste, è proprio la regione, è proprio la sua regione, la regione Lazio, in cui governate con i 5 Stelle. È un modello ormai non più replicabile, secondo lei? Beh no, per la verità c'è anche in Puglia, c'è a Bologna, anzi come proposta politica ai cittadini è stato fatto in altre regioni. Qua è basato su un accordo di maggioranza, su un programma definito con dentro anche Azione, Italia dei Valori, con l'obiettivo ora di chiudere bene la consigliatura. Però nell'ultima tornata elettorale la proposta politica è stata fatta in tanti comuni e prima ancora, ripeto, anche in Puglia. Quindi secondo lei sarebbe giusto, come dire, in qualche modo esplorare una possibilità di fare, non voglio usare la parola desistenza perché entriamo nel puro politichese, ma insomma di tenere in piedi una porta aperta? Beh, la desistenza è uno strumento, no, Zingaretti, per nei collegi così grandi, nuovi, quando si deve scegliere un candidato, la desistenza, spieghiamolo a chi dovesse per caso non saperlo, è diciamo, uno dei due partiti che desiste dal proporre il suo candidato e converge sull'altro e poi diciamo viceversa altrove, cioè c'è sempre una... Però la desistenza in questo momento con il 5 Stelle potrebbe essere una... Visto che Letta ha detto che non si farà un'alleanza a livello nazionale, lei la consiglierebbe? No, guardi, la desistenza è non impossibile con questa legge elettorale. Voi fate riferimento alla legge elettorale del Mattarellum di 20 anni fa, momento nel quale si fece una desistenza in alcuni collegi. Ma l'attuale legge elettorale non è possibile fare la desistenza. Secondo me il modo corretto di affrontare questo tema lo ha detto oggi il segretario Letta. E cioè ha detto alle elezioni politiche andremo senza un accordo con i 5 Stelle perché mina la credibilità della nostra proposta. Questo non vuol dire che nei territori lì dove si è fatta l'ultima volta un accordo suffragato dai cittadini o nel caso nostro con un'alleanza bisogna rimettere tutto in discussione. Secondo me questa è una posizione giusta perché mostra rispetto appunto a esperienze che si fondano su programmi che vanno avanti, però credo che il punto di linea indicato oggi sia quello più corretto, e cioè partire con una proposta politica e che parte dal presupposto che non ci sarà un accordo a livello nazionale con il Movimento 5 Stelle. Certo, però a livello di elettorato, giustamente lei dice la desistenza del vecchio Mattarellum non si può più fare, però poco fa Walter Veltroni ci diceva e convenivamo che bisognerebbe fare una campagna elettorale rivolta agli elettori, andando a parlare anche agli elettori delle altre forze, perché il centro-sinistra da solo non arriva alla maggioranza e quindi dal punto di vista dell'elettorato tu devi andare a proporre a un candidato che possa in qualche modo far desistere l'elettore dal suo candidato e votare il tuo, no? Questo intendo dire, cioè fare una ricerca sul territorio. No, questo sono molto d'accordo. Guardi, io sono stato eletto presidente della provincia di Roma il giorno della sconfitta di Roma, ho vinto le elezioni regionali lo stesso giorno della sconfitta alle elezioni politiche, ho rivinto le elezioni regionali 5 anni fa, il giorno drammatico della sconfitta di Renzi. Quindi sono d'accordo, c'è una grande mobilità elettorale e se si mettono in campo dei candidati giusti e delle ipotesi di governo, il popolo cambia opinione. Noi nel Lazio ci siamo riusciti per 3 volte in 15 anni, l'ultima volta spostando del 12% l'elettorato. Sono d'accordo, bisognerà porre attenzione nei collegi, nella scelta delle persone, ad avere delle candidate e dei candidati che per loro natura parlano alle persone, agli elettori e li conquistano sul campo. Lei non si dimette dovrebbe da governatore. Essere fatto sempre. Presidente, lei non si dimette da presidente. Come? Lei non si dimetterà da presidente della regione? Per ora. Guardi, nel Lazio c'è una maggioranza che vive di ottima salute. Oggi abbiamo fatto altri provvedimenti.
la crisi politica non dipende dal Lazio, quindi noi andremo alle elezioni politiche, fatte quelle affronteremo, ma è una cosa, una differenza di 60 giorni, certo. Affronteremo, perché è finito il mandato, anche il tema delle elezioni, certo, regionali, però avendo il governo, avendo la maggioranza, avendo la giunta unita, dire a tutti ragazzi agosto tutti a casa secondo me sarebbe un errore, anche un'assenza di rispetto rispetto ai nostri concittadini. Grazie. Poi, la differenza, ripeto, sarà 60 giorni. Grazie, ho solo, Zingaretti. Ho solo una curiosità, le hanno regalato un peperoncino? Grazie a voi. Le hanno regalato una pianta di peperoncino, andate. Presidente? Le chiede Concita se le hanno regalato una pianta di peperoncino. Sì, allora. Sì. Ci siete? No, allora, perché noi eravamo rimasti all'ulivo, bellissima... Zingaretti. Eravamo rimasti all'ulivo e abbiamo visto un periodo peperoncino. Piccante questo, però. Quindi... No, quella è una bellissima cooperativa di ragazze e di ragazzi diversamente abili che grazie a un progetto regionale ha trovato cittadinanza, lavoro con progetti che ora parlano di agricoltura sociale. Li ho rincontrati alla festa e mi hanno regalato un prodotto del lavoro come simbolo del buon governo di questi anni. No, dico, ma potrebbe essere un simbolo interessante anche per il famoso Alleanza Progressista, no? C'era una battuta, ma non era male il peperoncino. Grazie. Grazie, buona serata a tutti.